Olivetti 2022, la stiamo raccontando qui in Medioterradio. Silvia Cangelosi, siamo nel cuore del Mediterraneo, siamo a Napoli, una città a grande vocazione turistica. Abbiamo intervistato dopo l'opening l'organizzatore De Negri e ci fa piacere vedere questa grande affluenza rispetto all'anno scorso. Noi c'eravamo di persone, sono in compagnia del direttore commerciale Otaviaggi Massimo Diana, benvenuto su Mediioterradio. Grazie, benvenuti e un saluto a tutti. Contenti finalmente in presenza, tanta gente, come sta andando? Sta andando benissimo, è incredibile l'affluenza di oggi, è il primo giorno di fiera e credo che, ora non conosco i dati ufficiali, ma credo che forse neanche in pre-Covid avevamo questi ingressi, ed è per tutti gli espositori, per tutti i tour operator che hanno deciso di partecipare alla BMT, è stata veramente una bellissima sorpresa. Tanti stand colorati, tante presenze importanti, c'è voglia di ripartire e di viaggiare soprattutto. C'è voglia di tornare a fare il nostro lavoro, questa è la cosa più importante, c'è voglia di nuovo di dimostrare quanto professionalità c'è nel mondo turistico italiano. Quindi la ripartenza è avvenuta, ma dobbiamo ritornare a riprenderci questo che è il nostro, alcuni usano questa frase, anche il sottoscritto, perché finalmente c'è aria di professionalità in questo settore. Possiamo dire il 2022 è l'anno della svolta della ripartenza, dovremo aspettare effettivamente il 2023? Allora, sicuramente anche purtroppo le vicissitudini degli ultimi giorni non hanno aiutato. Saranno importanti i prossimi 30 giorni per capire se il 22 sarà uno start-up o sarà veramente l'anno della svolta. Il 23 sarà l'occasione, dico io, sarà l'occasione di ritornare anche a proporre l'Italia e a proporre anche la stessa Napoli, ma soprattutto quello che è il comparto turistico italiano anche all'estero. Quello sicuramente il 23 è più su un'internazionalizzazione del sistema. Il 22 sarà sicuramente il consolidamento di quello interno. Ricordiamo, Napoli ha un ruolo da protagonista, perché insomma questa è la fiera più importante per chi è del settore, per i buyers, una fiera veramente tradizionale, 25 anni, avete fatto un po' le nozze d'argento, come si dice. Allora, Napoli è stata importante lo scorso anno perché, lo ricordiamo, è stata l'unica fiera del turismo in presenza prima, diciamo, dell'estate. E quest'anno ha di nuovo il ruolo di start-up, è la prima fiera dove finalmente si ritorna a una normalità di lavoro che era giusto che anche il settore del turismo avesse. Qualche novità? Ce la puoi raccontare? Come Otaviaggi sicuramente abbiamo due novità importanti, una in Sardegna dove non solo abbiamo consolidato tutto il nostro prodotto degli ultimi 3 anni, ma abbiamo la novità del Mangia Golf Charm su nel nord della Sardegna, e l'altra novità è lo Sporting Club giù a Cefalù in Sicilia, che vanno a completare le nostre 84 strutture di programmazione. Allora, grazie, vi auguro buon lavoro. Buon lavoro a voi e saluto a tutti quanti. Grazie.